Ciao bibliofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro tutti i regali di Natale che ho ricevuto o che mi sono autoregalata per questo Natale appena passato, appunto Natale 2019. Piccola premessa, ovviamente non è un video, ma in realtà come tutti i book haul non è un video per vantarmi, non è un video per farvi vedere oh mio Dio io ho questo, ma è solo un video per condividere la mia gioia, la mia felicità di aver ricevuto così tanti bei regali di Natale, perché sono davvero tutti stupendi e sono felicissima, veramente. Tutto quello che ho ricevuto lo volevo davvero e quindi, a parte che ho capito che chi mi conosce davvero bene, cioè chi mi vuole bene mi conosce davvero e quindi mi ha fatto dei regali belli che volevo davvero e non cose che magari sono state prese così tanto per fare un regalo, invece sono tutte cose che volevo tanto e sono davvero contenta. Sono tanti. Molti, e direi però di iniziare da quelli che mi sono autoregalata. Allora, il regalo più grande che mi sono fatta e più costoso è stato in realtà un acquisto del Black Friday, che però praticamente mi è arrivato, se non ricordo male, l'11 dicembre, quindi mi sono detto che è un autoregalo di Natale questo praticamente, e l'ho comprato appunto al Black Friday perché erano mesi che stavo mettendo i soldi da parte per questo acquisto, perché lo volevo, dovevo cambiare telefono, essenzialmente non volevo comprare il telefono a prezzo pieno essenzialmente e aspettavo i super sconti del Black Friday e quindi ho acquistato questo da MediaWorld, che è l'iPhone XR o XR, non so come lo volete chiamare, da 128 GB. Io volevo assolutamente la memoria più grande, io ho sempre avuto iPhone ormai da una vita, questo è il quarto iPhone che ho e me li sono sempre autoregalati praticamente mettendo con molta costanza i soldi da parte e tutto il resto, però questa volta volevo risparmiare un pochino perché davvero mi rendo conto che l'iPhone è un cellulare che costa tantissimo e però io ormai non riesco a stare senza, lo so, sono terribile, ma preferisco la Apple e il sistema operativo iOS a tanti altri, quindi iPhone XR, XR, che poi è praticamente questo che ho qui, e 8000 notifiche, e lo volevo appunto 128 GB perché tutti gli altri che ho avuto sono stati sempre da 64 GB, anzi addirittura forse il primo, che era l'iPhone 4, forse 32, comunque non mi ricordo, ma mai così ampia la memoria, mi serviva perché comunque vorrei utilizzarlo per fare anche qualche video, faccio tante foto, mi conservo sempre tutto, anche mettendolo sul computer comunque mi serve più memoria essenzialmente. E questo qui, grazie al cielo, da MediaWorld l'ho pagato rispetto agli 8,90 che costava, praticamente 630 euro, e quindi sono stata contentissima di risparmiare, anche perché io mi ero messa da parte appunto sugli 800 euro perché sapevo che più o meno il prezzo era quello. E però, avendo risparmiato, mi sono potuta fare un altro autoregalo, quindi con quei soldi che avevo in più mi sono fatta un altro autoregalo, quindi oltre l'iPhone che mi rende felicissima, mi sto trovando benissimo e non vedo l'ora di usarlo più che altro per fare qualche vlog o reading vlog, mi sono fatta un altro autoregalo, una pazzia vera e propria, ve l'avevo chiesto anche su Instagram, ma secondo voi li prendo o non li prendo? Mi avete detto praticamente al 90% sì, e sto parlando di questi due giochi per la Nintendo Switch che mi è stata regalata lo scorso anno ormai al mio compleanno, e io avevo comprato solo Pokémon Let's Go Eevee con l'acquisto della Nintendo Switch e Crash Nitro Fluid, quello delle macchine insomma, e ho giocato ad altri giochi perché prestati da mia sorella, ma questi sono i giochi che volevo di più e sono Pokémon Spada e Zelda Breath of the Wild. E mentre Pokémon Spada ad oggi, che per me è il 3 gennaio, l'ho praticamente quasi finito, mi manca solo da battere la Lega Pokémon, Zelda sono solo all'inizio, ho iniziato, ma ho preferito concentrarmi prima sui Pokémon e poi mi concentrerò su Zelda, che comunque già mi piace tantissimo, e li ho pagati praticamente 50 euro l'uno, i giochi della Switch costano sempre tantissimo, però mi sono fatta quest'altro autoregalo, quindi i miei autoregali abbastanza costosi, me ne rendo conto, di quest'anno, però sono stata, diciamo, molti mesi a mettere i soldi da parte, sono stati il telefono nuovo e due giochi nuovi per la Switch, finalmente, visto che comunque Let's Go Eevee l'ho finito la scorsa estate, non stavo giocando quasi per niente, invece adesso sto solo giocando a Pokémon Spada, sto facendo altro, però
Presto riprenderò anche Zelda, non vedo l'ora. Io amo Zelda da quando sono piccola, ho sempre giocato a Zelda in tutte le console che ho avuto. L'ultimo era per la Wii, Twilight Princess. Comunque, sono molto contenta dei miei autoregali. Direi che possiamo passare ai libri per poi farvi vedere gli altri regali di altro genere. Allora, la mia meravigliosa Book Squad mi ha fatto un regalo meraviglioso. In realtà, per alcuni di questi libri c'è l'unboxing sul canale, se volete vedere la mia reazione di felicità e gioia pura nell'aprire tanti pacchetti. Comunque, la mia Book Squad mi ha regalato due libri, quindi Camilla, Chantal, Giada e Eleana hanno deciso di regalarmi due libri meravigliosi, ovvero questi due: The Unlikely Escape of Uriah Heep, che è uno dei libri migliori di quest'anno, dell'anno appena passato, per me è ancora 2019, e Supernova, terzo e ultimo libro della trilogia di Renegades di Marissa Meyer, che è la stessa autrice delle Cronache Lunari che io amo e non vedo l'ora di leggere. E quindi questi sono stati i loro due regali pazze, scatenate, perché comunque sono due libri che costano tanto e quindi sono felicissima. Poi una ragazza dolcissima che mi segue, che voleva farmi un pensierino, mi ha sorpreso, infatti nel video unboxing si vede, e sto parlando di Larisa della Scrivania dei Libri, che mi ha regalato questo, ovvero Il Mago di Oz, The Wizard of Oz, in edizione della Canterbury Classics, se non ricordo male si chiama così, ed è bellissima, cioè è un'edizione spettacolare, illustrata. Quando si apre c'è, a parte il bigliettino, il campo dei papaveri e poi ci sono tante tante illustrazioni all'interno. E Il Mago di Oz è comunque uno dei miei libri preferiti da quando sono piccola insieme ad Alice, quindi è stata tanto tanto carina. Io vorrei iniziare a collezionare, per mettere non so dove, ma comunque vorrei iniziare a collezionare anche questi classici in queste edizioni qui perché mi fanno impazzire ed è stato un regalo bellissimo. Andando avanti, invece, Maria Cristina mi ha preso un libro che va a racchiudere una delle nostre grandi passioni. Maria Cristina di Chronicles of a Bookaholic, una mia grandissima amica, ha deciso di regalarmi questo, ovvero Romanov di Nadine Brands, che racchiude la nostra passione per Anastasia ed è appunto una sorta di retelling della storia tragica dei Romanov. Comunque vedremo, io non vedo l'ora, la cover è stupenda e spero sia altrettanto bello. E poi l'ultimo libro che vi avevo mostrato in quel unboxing è questo qui, che mi è stato regalato da Emanuele di Neverending Stories, Broken Throne and Red Queen Collection di Victoria Heveyard, ovvero un insieme di novelle dedicate alla serie di Regina Rossa, che è molto bello perché all'interno ci sono anche le lettere, mappe e tante altre curiosità su questo mondo. Io non vedo l'ora di leggerlo, anche se ho paura, perché due li ho già letti, perché avevo già, se non sbaglio, queste due novelle nel libricino piccolo di Red Queen, però c'è un racconto dedicato a Maven, che è il mio personaggio preferito, quindi non vorrei piangere ulteriori lacrime dopo Warstorm. Comunque, niente, Emanuele mi ha regalato questo ed è bellissimo. Andando avanti, vi avevo detto in quell'unboxing che il regalo di Ludovica, di Ludo Dreamer e Sara di Orange Dinosaur Hour non mi era ancora arrivato e purtroppo solo in quel momento io potevo registrare e l'ho aperto su Instagram. Quindi se mi seguite su Instagram avete già visto questo regalo. In realtà li avete visti più o meno tutti perché praticamente li ho mostrati pian piano su Instagram a mano che li ricevevo. Però ve lo mostro anche qui perché è stupendo, meraviglioso e perfetto. E Ludo e Sara mi hanno regalato questi, ovvero la saga, la tetralogia completa di Malis, la serie The Faithful and the Fallen di John Gwynne, ma non so ancora come si pronuncia questo nome. Comunque, Malis è il primo. È una high fantasy, una saga high fantasy che non vedo l'ora di leggere anche perché ha solo pareri positivi. Solo mattoni, perché sono dei miei mattoncini, cioè solo questo sono 650 pagine ed è scritto piccolissimo, però davvero non vedo l'ora. E comunque se siete interessati, questa saga è stata anche tradotta in italiano dalla Fanucci Editore, quindi potete trovare Malis anche in italiano. E abbiamo appunto Malis il primo, il secondo Valur, il terzo e il quarto Ruin e E io non vedo l'ora di leggerli perché davvero lo vedrete meglio nel video dei buoni propositi del 2020 di lettura. Però
Però quest'anno vorrei concentrarmi molto di più sugli high fantasy, epic fantasy, adult fantasy e cose simili, quindi un regalo azzeccatissimo. Andiamo avanti con i libri perché le mie amiche di sempre, le mie amiche storiche, le mie amiche del liceo, che ora sono amiche di vita, mi hanno regalato due libri stupendi. In realtà uno è una graphic novel che vi mostro adesso ed è questa qui, Il buio oltre la siepe di Harper Lee, il graphic novel appunto di Oscar Wolt, Oscar Inc. Allora, io non ho mai letto Il buio oltre la siepe e volevo questa graphic novel per leggerlo prima in questo formato qui e poi magari leggere proprio il libro. Spero mi piaccia, penso di sì, è uno dei libri preferiti di una di queste mie amiche, quindi spero davvero che mi piaccia per non deluderla. I disegni sono molto molto belli e non so assolutamente di che cosa parli. Sono un ignorante, me ne rendo conto, però sono curiosa di scoprirlo. E oltre questo mi hanno regalato meraviglia. Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, ovviamente, e Al di là dello specchio, quindi entrambi i libri dedicati ad Alice di Lewis Carroll, che è un'edizione della Ippocampo, che sta portando in Italia appunto queste edizioni stupende, di cui ho già Beauty and the Beast, che mi è stato comprato l'anno scorso ormai da Fabio come regalo a Roma, eravamo alla Feltrinelli International. E sono delle edizioni stupende. La Ippocampo al momento ha portato in Italia Alice, il libro della giungla e Giardino segreto, e sono veramente tutte stupende. E questa è meravigliosa! Sono in tessuto le copertine, ci sono tante illustrazioni, ed è bellissimo. Meraviglioso, stupendo. Io sono innamorata. Ci sono poi tante cose interattive da fare. Ad esempio, qui c'è lo stregatto che di regola scompare. Voilà, ecco qui c'è. No, qui non c'è, e poi se si spinge, io adesso non vorrei romperlo, ricompare. Comunque, tante cose interattive e tantissime bellissime illustrazioni. E io impazzisco perché loro sapevano che Alice è uno dei miei libri preferiti, se non il libro preferito della mia infanzia, e quindi sono state tanto carine, quindi sì, le amiche di sempre ci hanno azzeccato da morire e mi hanno preso questi due. Chiudiamo i regali di libri con i regali di Fabio, perché mi ha regalato due libri più un'altra cosa. I due libri che mi ha regalato sono stati lui, finally, ho tutta la trilogia della Corte di Rose e Spine in italiano, quindi questo La Corte di Ali e Rovina di Sarah J. Maas, terzo e ultimo libro di questa trilogia, arrivata finalmente in Italia. Come ben sapete, io la penso in un determinato modo nei confronti di queste edizioni, nel senso che la traduzione non è delle migliori, purtroppo. Però io voglio comunque tutta la trilogia in italiano, è una delle serie del mio cuore e l'ho amata tantissimo, quindi perché non averla anche in italiano, anche se purtroppo la traduzione è quella che è? Ma vabbè. Questo è appunto il terzo capitolo della saga fantasy. Al momento non si sa quando e se tradurranno Akofas, quindi la novella, ma ho delle buone vibes a riguardo, cioè penso che alla fine lo tradurranno. Comunque, uno dei regali è stato questo, La Corte di Ali e Rovina. E poi, sempre tornando all'epic fantasy, l'high fantasy, è meraviglioso. Questo libro mi ha regalato questo, Elric, la saga di Michael Moorcock. Sperando che il suo nome si pronunci così, anche in questo caso Oscar Drago di Oscar Wolt con pagine colorate e tantissime illustrazioni spettacolari all'interno del libro stesso, sia fatte in questo modo sia in questo, e sono veramente stupende. Cioè, è un librone perché appunto tutta la saga dedicata ad Elric, che so che è amata tantissimo. E quindi sì, non vedo l'ora di leggere anche questo qui. Quindi i libri che mi ha regalato il mio ragazzo sono questi due. Ma passando ad altro, mi ha regalato anche un'altra cosina, ovvero uno degli anelli che ora ho, ovvero questo qui, questo col cuoricino, che è di Pandora essenzialmente, ed è stato tanto carino perché lo volevo. E restando in tema gioiellini, anellini, mi è stato regalato invece dai miei genitori questo qui all'anulare. Sempre di Pandora, che tra l'altro è componibile. Troppo carino, mi piace da morire, lo volevo tantissimo, questo. E quindi sì, questi due anellini che ho ricevuto a Natale, uno da Fabio insieme ai due libri, e questo qui invece come regalo dei miei genitori. Siamo un attimino in tema libri perché i miei zii mi hanno regalato questo, che è meraviglioso, è sempre stupendo, stupendo, meraviglioso ricevere i buoni. I buoni sono delle santissime cose. E questo è un buono Feltrinelli da 50 euro che utilizzerò in realtà non penso per i libri, ma per recuperare alcuni DVD che mi mancano, perché me ne mancano
4-5 di nuove uscite fra Marvel e Disney, e vorrei anche prendere Dragon Trainer, tutta la trilogia, e Le 5 Leggende, che non ho ancora. Io colleziono anche DVD, quindi probabilmente lo userò per questo. E tra l'altro, avendo acquistato dalla Feltrinelli, mi hanno anche dato un buono di 15 euro che ho già usato, poi vedrete nel book haul. Comunque questo è il regalo dei miei zii, che è sempre appunto stupendo ricevere. Ho ricevuto poi due regali da due mie amiche lontane ma vicine, che in realtà sono presenti nell'unboxing che vi ho citato prima. L'unico Funko Pop che appunto ho ricevuto è stato questo dalla mia amica Charlie, e i Funko Pop di Rey di Star Wars. E dopo aver visto The Rise of Skywalker, questo Funko Pop è ancora più bello. Io ho amato Rey in quel film, quindi sono stata contentissima di riceverlo. E niente, è bellissimo, non l'ho ancora messo fuori dalla scatola, però insomma lo metterò insieme agli altri che ho di Star Wars, soprattutto accanto a Luke. Comunque è bellissimo, io sono stata contentissima. Quest'anno solo un Funko Pop, ma meraviglioso. E invece la mia amica Anna mi ha regalato questo box set, che non ho ancora appunto, diciamo, non ho ancora messo fuori le cose, perché non volevo rovinarlo prima di mostrarlo in questo video, ma a breve metterò fuori la scatola, il quadernino e il portachiavi di Jack Skeletron. È un box set dedicato a Jack Skeletron, a Nightmare Before Christmas, che io adoro, e la tazza da una parte Zero e da una parte Jack. Amo. Lei sa che amo Jack, e quindi mi ha fatto questo regalo e sono stata contentissima anche di questi due. Ultimi due regali che sono, diciamo, in coordinato, e sono da parte di mia sorella. E sono stupendi, e io non vedo l'ora che sia luglio, perché uno è questo qui e uno è questo qui, ovvero biglietto al concerto di Tiziano Ferro a Bari il 3 luglio 2020, proprio in tempo per il mio compleanno, perché il mio compleanno è il 4, quindi festeggerò con lui. E CD, nuovo CD di Tiziano Ferro, Accetto Miracoli. E se non lo sapevate, io amo Tiziano Ferro, io venero Tiziano Ferro da quando avevo 13 anni. Questo sarà tipo il mio ottavo concerto, non lo so, di Tiziano Ferro. Ne ho viste, cioè, dai miei 14 anni sono sempre andata ai concerti di Tiziano Ferro qui a Bari, e quindi dovevo andare anche quest'anno, e lei mi ha regalato biglietto e CD, e sono contentissima. E quindi concludiamo con Tiziano Ferro e la mia crush potentissima per Tiziano Ferro, il mio amore per questo cantante, che praticamente è il mio cantante preferito italiano insieme a Marco Mengoni. Non giudicatemi, io li amo troppo. Detto questo, questi tutti i miei regali di Natale, regali, autoregali. Come dicevo all'inizio, non è per vantarmi, ma perché sono davvero contentissima, perché sono tutti regali che volevo. Ovviamente quelli che mi sono presa io è ovvio che li volevo, però anche quelli che mi hanno regalato sono regali che volevo sul serio, e quindi sono stata contentissima di riceverli, perché ho visto l'amore dietro questi regali, essenzialmente. Io spero che questo video vi abbia intrattenuto, divertito, vi sia piaciuto. Fatemi sapere qual è stato il regalo più bello che avete ricevuto quest'anno Natale. Spero che, io continuo a dire quest'anno, non è più quest'anno, è il 2019, è passato. L'anno scorso a Natale, l'ultimo Natale, cosa avete ricevuto di più bello? Fatemelo sapere, fatemi sapere se vi sono piaciuti i miei regali, quale vi piace di più, se state giocando magari anche voi alla Switch, se vi piacciono questi libri, se vi piace Tiziano Ferro e tutto quello che vi ho mostrato, insomma. Io sono davvero felicissima e grata, tanto tanto grata, e voglio bene a tutte queste belle personcine che hanno speso del tempo e altro per farmi un regalo. E quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto, io vi lascio nell'info box tutti i link dei miei social come sempre, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!